Ospedale privato accreditato Villa Pineta SRL presenta Nuove frontiere della salute, la riabilitazione specialistica. Adesso. E siamo a Villa Pineta per parlare ancora di obesità e di riabilitazione in questo senso. Professor Clini, la scorsa settimana abbiamo introdotto l'argomento anche in modo ampio e adesso parliamo di altri tipi di percorsi. Più che altri tipi di percorso parliamo, diamo qualche dimostrazione pratica di come può essere svolto questo percorso di riabilitazione, che è un percorso multidisciplinare secondo definizione, questo vale per tutti i percorsi. Cercheremo di far capire meglio agli spettatori come i pazienti obesi vengono qui, quali aspettative hanno, che cosa possono fare, quali sono, diciamo, le cose fondamentali di questo loro percorso che ha una durata di circa 30 giorni, che non risolve tutti i problemi, ma ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, però ha l'obiettivo di avviarli a un cambiamento soprattutto dello stile di vita e quindi di migliorare la propria condizione di salute. Credo oggi valga la pena anche affrontare un problema che per brevità la scorsa settimana non abbiamo potuto approfondire, cioè il tema delle difficoltà psicologiche in cui si imbattono questi pazienti, che è un tema ed un problema che è sorvegliato da specialisti all'interno del nostro team. Quindi, in sintesi, il paziente candidato a questo percorso viene selezionato, entra nel nostro centro, viene valutato dall'equipe e in equipe si decide quali sono i percorsi e le attività più idonee nel singolo caso. E tra queste l'attività psicologica viene presa in carico da uno staff ovviamente di professionisti esperti che segue il paziente nel corso di questi suoi 30 giorni e in qualche caso ha anche l'opportunità di seguirli anche dopo la dimissione dal percorso per la valutazione di quelle che sono i miglioramenti oppure le disillusioni oppure quegli aspetti che anche da un punto di vista psicologico, ma ne sentiremo parlare, vanno sorvegliati. Un percorso psicologico molto importante, come ha testé detto il professor Clini. Allora ne parliamo con la dottoressa Daniela Lugli, che è psicologa, psicoterapeuta ed è responsabile del servizio di psicologia dell'ospedale privato accreditato Villa Pineta, dove appunto ci troviamo. Dicevamo di questo percorso un mese circa per compiere l'intero percorso riabilitativo, uomini e donne di diversa età, dottoressa, quindi con anche interessi dal punto di vista sociale completamente diversi. Sì, la casistica di pazienti che vengono qui ricoverati effettivamente è molto diversa, ci sono uomini e donne di diversa età e con situazioni familiari e sociali molto diverse. Quello che accomuna tutti questi pazienti, oltre ad una condizione di obesità, è un rapporto disfunzionale con il cibo, che per alcuni pazienti è proprio un vero disturbo del comportamento alimentare, non altrimenti specificato, questa è la definizione, che è caratterizzato da vere e proprie abbuffate con perdita di controllo sul cibo. In altre situazioni magari ci sono problematiche un pochino meno gravi, ma sempre un rapporto di tipo disfunzionale, ad esempio pazienti che hanno dell'alimentazione serale, alimentazione notturna, un'alimentazione risposta alle emozioni, quindi sono triste, mangio, sono arrabbiata, mangio, mi annoio, mangio. Ci sono persone ad esempio che spiluccano durante la giornata, ci sono persone che mangiano eccessivamente durante i pasti, quindi che anche in questi termini c'è proprio un rapporto disfunzionale in termini di controllo, quindi casistica diversa, problema comune. Ovviamente questo comportamento alimentare disfunzionale è responsabile insieme ad altri fattori della condizione di obesità. Spesso nei pazienti obesi sono associati altri disturbi psicologici che sono disturbi ad esempio legati alla sfera dell'umore, quindi depressione o disturbi d'ansia, quindi anche questi aspetti associati sempre
al DCA vengono presi in carico dal punto di vista psicologico e affrontati durante il percorso. Indifferentemente uomini e donne o hanno percorsi diversi? Il percorso viene sempre personalizzato in base alle caratteristiche dell'individuo, quindi tutte le caratteristiche dell'individuo vengono prese in considerazione inizialmente in un colloquio di tipo individuale, dove vengono appunto raccolte tutte quelle che sono le problematiche del soggetto, la sua storia personale, la sua storia familiare, la sua storia attuale. Vengono somministrati anche dei test psicometrici che vanno quindi a valutare diversi aspetti e diverse problematiche. Alla fine di questa prima valutazione viene fuori quello che è un profilo del paziente e su questo profilo, se ne discute in equipe, e viene strutturato un percorso di trattamento. Perché le donne mangiano molto oppure mangiano in modo disordinato? Quali le motivazioni? Sono le stesse degli uomini o c'è differenza? Sicuramente c'è differenza tra uomo e donna, diciamo che la donna ha più difficoltà nel gestire le emozioni, quindi la donna prevalentemente ha un'alimentazione di tipo emotivo, quindi utilizza il cibo per gestire la maggior parte delle emozioni che fatica a gestire in altro modo. L'uomo invece ha un rapporto disfunzionale col cibo più di tipo iperfagico, quindi si alimenta in modo eccessivo, in particolare durante i pasti, magari associa all'alimentazione anche il vino, quindi sono due comportamenti alimentari effettivamente differenti e la strategia di intervento, come dicevo, è personalizzata, anche se noi seguiamo delle linee guida che indicano che ad esempio la terapia di gruppo ad orientamento cognitivo comportamentale è una di quelle terapie che ha dimostrato avere maggiore efficacia. Effettivamente qui a Villa Pineta il percorso psicologico è strutturato in 3 incontri di gruppo settimanali di psicoterapia di gruppo, proprio specifica sui trattamento del DCA e dei comportamenti disfunzionali. Un incontro sulla gestione dell'ansia e lo stress, che abbiamo detto che è una delle problematiche spesso associate al discorso obesità, e 2 sedute settimanali di training di rilassamento, che è una tecnica proprio di gestione dell'ansia, insieme a una serie di colloqui di tipo individuale che sono specifici per la problematica portata dal paziente. Dottoressa, perché si decide di afferire ad un servizio molto importante, ad un percorso riabilitativo? Qual è il momento in cui si dice non ne posso più? Allora, il momento in cui il paziente dice non ne posso più è un momento molto importante, perché questo senso di urgenza avvia il processo di cambiamento, quindi è quella spinta motivazionale che porta il paziente a dire io ho bisogno di essere aiutato per cambiare. Noi dobbiamo tenere conto che i pazienti qui dicono provengono da dati quindi arrivano con un basso livello di autoefficacia. Autoefficacia cosa significa? È la convinzione di avere le capacità di poter riuscire a raggiungere un obiettivo. Se il paziente è convinto di non farcela perché ha sperimentato dei fallimenti, ovviamente questa convinzione influisce sull'impegno che metterà nel processo di cambiamento e ovviamente con uno scarso impegno si ottengono dei risultati fallimentari. Qui a Villa Pineta si lavora sull'autoefficacia perché il paziente ha la possibilità di sperimentare su di sé il successo di questi 30 giorni. Ovviamente in questi 30 giorni si lavora sia fornendo al paziente delle informazioni, sia fornendo al paziente degli strumenti, quindi delle abilità che servono proprio per superare questa scarsa fiducia, quindi per potenziare la convinzione di potercela fare e per riuscire poi ad affrontare, una volta rientrati a domicilio, tutti gli ostacoli che può incontrare in questo percorso di perdita di peso. Ovviamente una volta rientrato al domicilio il paziente continua a mantenere contatti con la struttura, quindi sa che una volta al mese deve prendere contatti con me, con la dietista, con la nutrizionista. Ci sono dei periodici follow up, quindi delle visite periodiche che servono proprio per sostenere il paziente, per aiutarlo ad arrivare all'obiettivo. Allora torniamo a parlare dell'età diversa, giovani e meno giovani oppure anche anziani.
e le modalità d'approccio sono diverse e anche la voglia di riuscire è diversa. Assolutamente sì, nel senso che ovviamente ci sono delle motivazioni diverse, quindi magari la persona più anziana ha delle difficoltà legate ad una situazione fisica che risente della condizione di obesità, il giovane che ha più dei problemi legati all'immagine corporea, quindi al fatto che non si piace o al fatto che non si accetta, quindi sicuramente sono problematiche diverse e sicuramente anche l'approccio è diverso. Infatti abbiamo già detto che oltre alla terapia di gruppo vengono forniti dei supporti di tipo individuale che servono proprio per affrontare problematiche specifiche. Dalla terapia di gruppo che cosa emerge? Perché si devono mettere in causa e non è facile. Non è facile, devo dire che il paziente ha questo senso di urgenza, quindi questa necessità di avviare un processo di cambiamento, quindi è molto disponibile a mettersi in discussione e spesso è anche molto ricettivo rispetto agli stimoli che vengono forniti. La terapia ha questo orientamento cognitivo-comportamentale, quindi si lavora molto dal punto di vista cognitivo, si lavora sui pensieri, si lavora sul controllo delle emozioni, quindi si insegna proprio al paziente a prendere consapevolezza di tutti quei pensieri definiti disfunzionali che possono essere responsabili di comportamenti disfunzionali, si insegna al paziente a ristrutturarli e si insegna al paziente la classica strategia di gestione delle emozioni, in modo che possa proprio andare a domicilio con degli strumenti che possano aiutarlo nella quotidianità a controllare tutti quei comportamenti che prima erano poi responsabili della condizione di obesità. Ci saranno le ricadute, molti successi, ma anche qualche ricaduta. Allora, ovviamente questo è un percorso di cambiamento, quindi un percorso di cambiamento che sicuramente non può essere lineare, ma il paziente incontra diversi ostacoli. La valutazione che viene fatta dal punto di vista psicologico tiene già in considerazione di questo tipo di problematiche, quindi oltre al supporto che può offrire la clinica, il paziente, se necessario, viene inviato sul territorio, quindi si scrive una lettera dove si invita il medico di base a prendere contatti con determinati specialisti sul territorio che hanno poi il compito di sostenere il paziente di fronte alle difficoltà e continuare il percorso riabilitativo iniziato poi in struttura anche dal punto di vista psicologico. Perché a casa è più difficile, vogliamo dirlo, bisogna avere, continuare ad avere una fortissima motivazione. È fondamentale, a casa ovviamente il paziente si trova a dover affrontare questo processo di cambiamento, si trova a dover modificare i propri pensieri, le proprie abitudini, quindi sicuramente il percorso è un percorso difficile. Devo dire che il mese in struttura effettivamente regala al paziente questa fiducia nel potercela fare, quindi questa autoefficacia che poi lo accompagna nei mesi successivi. Ovviamente con il paziente si crea una relazione terapeutica importante, questo sicuramente è un punto a favore, perché il paziente sa che quando incontra una difficoltà mi può chiamare. Io ricevo le telefonate tutti i giorni dalle 12 alle 13, ho una fascia oraria dedicata al supporto psicologico dei pazienti rientrati a domicilio. Abbiamo una posta elettronica, quindi stiamo utilizzando tutte le nuove tecnologie proprio per mantenere questo legame con il paziente, questo supporto anche a domicilio. Quindi il paziente comunque va a casa con delle consapevolezze, con degli strumenti in più e va a casa anche con la sicurezza che in un momento di difficoltà può contattare i professionisti qui in struttura.